L'obiettivo un po' non è cambiato rispetto ai precedenti, quello di valorizzare la figura dell'ingegnere e di contribuire alla crescita del nostro paese o, come si dice oggi, della nostra nazione. E quindi sotto questo aspetto ci siamo organizzati, ci siamo preparati, abbiamo costruito una serie di panel di relatori importanti sui temi poi di attualità, che sono quelli della sussidiarietà, della semplificazione normativa, della sostenibilità energetica, insomma temi sui quali bisogna affrontare situazioni difficili e anche trovare soluzioni immediate. Quanto è importante anche porre l'accento sul sisma bonus? Ma per noi è uno dei punti fondamentali, per due motivi: innanzitutto per il rilancio dell'economia e per la ripresa di un settore in grossa crisi, che è quello dell'edilizia, che i bonus edilizi avevano in qualche modo consentito di superare. L'altro tema importante riguarda la prevenzione del rischio sismico, perché noi diamo molta importanza agli interventi di riparazione e ristrutturazione degli edifici proprio per la sicurezza dei cittadini, per la sicurezza delle stesse costruzioni, delle infrastrutture, ma soprattutto sul tema delle abitazioni private. È l'unico modo per avviare un percorso di prevenzione sismica. Poi ci vorranno altre cose, probabilmente anche l'obbligatorietà degli interventi dopo un certo numero di anni, insomma, e soprattutto rendere strutturale l'utilizzo di questi bonus. PNRR, investimenti, questo dà slancio alla categoria, o meglio a quello che è l'operatività della categoria professionale? Beh, il PNRR prevede, diciamo, quasi la metà degli importi destinati alla realizzazione di opere di infrastrutture materiali e immateriali. Sotto questo aspetto le professioni tecniche, in particolare gli ingegneri, sono assolutamente determinanti e necessari. Diciamo che finalmente è il momento di poter mettere in campo le competenze che abbiamo acquisito negli anni, la maturazione della consapevolezza della categoria nell'ambito delle questioni della sostenibilità, sia energetica sia economica. Insomma, tutte queste cose ci hanno consentito di essere capaci di dare delle risposte importanti. Siamo anche con le nostre istituzioni nell'ambito di organizzazioni importanti come la cabina di regia del PNRR, il tavolo di partenariato, il comitato speciale del Consiglio Superiore che approva i progetti. Insomma, stiamo realizzando delle norme importanti soprattutto per la manutenzione delle infrastrutture. Insomma, su tutto abbiamo le condizioni per poter dare un contributo importante.